perché altri accertamenti erano in corso e uno di questi direi molto importante è quello di oggi. Sono state eseguite 16 misure custodiali, 13 in carcere, 3 agli arresti domiciliari, 12 di queste vedono tra i reati di contestazione quello di associazione di tipo mafioso, andranghetista, e insieme a questo reato che qualifica come condotta mafiosa quella che noi andiamo a perseguire e riteniamo di dover perseguire, abbiamo una serie di reati qualificanti ed importanti che dimostrano da un lato come la consorteria mafiosa andranghetista prosegue in quella attività di materiale intimidazione che l'ha caratterizzata e la caratterizza anche normativamente. Abbiamo una serie di gravi fatti estorsivi, abbiamo una contestazione importante che riguarda la intermediazione illecita nella assunzione di lavoratori, abbiamo un episodio di violenza privata, ma accanto a questi reati che sono tipicamente qualificanti di intimidazione dell'assoggettamento, abbiamo importanti operazioni economiche, in particolare una serie di interposizioni fittizie che vanno dalla interposizione fittizia di immobili, di intestazioni fiduciarie di immobili, di società dedite al gestione di locali pubblici, ma finanche interposizioni fittizie, quindi intestazioni fiduciarie di conti correnti, di carte di credito, di carte ricaricabili, quindi una dimensione squisitamente economica. Tanto è vero che